io dico, insomma, in questi periodi in cui si parla molto di linguaggio inclusivo, che parla delle anime irregolari, perché espatriato nel mio paese, molti dialetti pugliesi, vuol dire questo, vuol dire sentirsi diversi dagli altri o essere tacciati di essere diversi dagli altri. Quindi sono gli irregolari, gli sradicati, gli incerti, e nell'anime il romanzo parla proprio di questo. Beh sì, direi che tutti possiamo un po' relazionarci a questa cosa, in effetti anche riguardo la Shoah, perché anche il napoletano ha la Shoah finale, Esatto, insomma, infatti inclusiva, super quindi inclusiva. è bello trovare. Io ho un'ultima curiosità, volevo chiedere come ha influito la sua esperienza a Berlino nella sua scrittura. Allora, sono uscito